Mario e Luigi Adelli erano tre partigiani, ma soprattutto erano tre giovani ragazzi che avevano deciso di spendersi per un qualcosa di diverso. L'Italia veniva da 20 anni, da più di 20 anni di dittatura e da 3 anni di guerra. Loro avevano deciso che questa guerra e questa dittatura non potevano andare più avanti. Quindi si sono impegnati in prima persona per cercare di far finire tutto questo e ricercare di creare uno Stato migliore, più libero e più democratico per tutti. Loro sono stati catturati dai fascisti e uccisi dai nazisti, che sono i nemici di tutti questi valori. Quindi noi, quando parliamo della nostra democrazia, dobbiamo dire che la nostra democrazia è una democrazia antifascista, ma non per odio nei confronti, ma per dignità di queste parole che devono avere un significato di attualità molto forte e ci devono dare la bussola per trovare le strade per uscire da questa crisi, che è sia economica ma soprattutto politica, per dare un futuro al nostro paese, come loro l'hanno dato a noi 60 anni, 68 anni fa. Ecco, c'è una piazza centralissima a Rimini che è intitolata a loro. Come verranno ricordati fra pochissimo? Beh, la mattina ci sarà il consueto corteo istituzionale, dove si partirà qui da Piazza Cavour e farà il giro di tutti i cippi partigiani, oltre che dei luoghi della memoria dei tre martiri. E nel pomeriggio ci sarà la premiazione del premio Vincenzo Mascia, cioè dei ragazzi che si sono impegnati sul titolo "E per questo io resisto", cioè come si fa oggi a resistere a quello che è il pensiero di omologazione, e lo ricorderemo sempre attraverso il lavoro delle scuole, presentando il filmato per il premio Amedeo Montemaggio, dal titolo "Partigiano oggi, partigiano per sempre", ovvero di come un ragazzo può capire e vedere quello che hanno fatto i partigiani 60 anni fa. E il grande evento è naturalmente la presenza a Rimini di Ascanio Celestini, Alessio Lega, Germana Mastropasqua e Alexio Rebut, insieme alla banda di Rimini, per un grande concerto spettacolo alla Corte degli Agostiniani, che naturalmente dà un grande spessore culturale all'evento, appunto perché Ascanio Celestini in prima persona ha detto: "Daniele, facciamo qualcosa insieme per la memoria dei tre martiri".